Il nostro appuntamento del giovedì mattina con Damiano Celestini, il nostro giornalista doc. Buongiorno Damiano. Buongiorno e grazie per il giornalista doc. Anche il nostro blogger doc. Doppio grazie. Doppio, sì. Buongiorno sì. Anche a tutti gli ascoltatori. Allora, entriamo subito in argomento. Oggi so che è molto caldo il tema. Non potevamo. Avevo preparato effetti speciali, volevo stupire, ma non posso non parlare di loro. Ci stupirei comunque. Non posso parlare, non parlare di Silvio e Veronica. Una storia che sta distruggendo la vita di miliardi di persone e anche dei blogger, che come voi sapete sono dei gran bastardi. Quando c'è da prendere in giro sono i primi, non si tirano mai indietro. Ed infatti vi segnalo insomma un po' di blog davvero interessanti. E una mania, ne ha parlato anche la televisione, tutti i mezzi di informazione. Questa famosa foto alla festa di Noemi Letizia, dove il premier Silvio Berlusconi brinda e tutto quanto, insomma. E subito si sono scatenati i blogger. Ce ne sono un paio. Il primo è macchianera.net, che è un blog molto molto conosciuto a livello italiano. Tra l'altro fu tra i primi, diciamo in questo caso ve l'ho uscito in maniera scherzosa, però fu tra i primi in Italia a citare, non so se vi ricordate la vicenda di Nicola Calipari ucciso durante la liberazione di Eugenio Sgrena. Ci fu il rapporto degli Stati Uniti, della CIA, insomma, che poi si scoprì che insomma erano tutti, diciamo, gli omissis, invece si scoprì tramite una cosa tutto ciò che avevano tolto. Erano stati i vari insabbiamenti. E a darne notizia in Italia fu proprio Macchianera tra i primi. Quindi, insomma, tra l'altro è insomma, anche molto autorevole, ecco, come blog. Però stavolta si è sbizzarrito. E ha dato. E quindi vi invito anche a voi, insomma, che ci state ascoltando. Se noi vi ci volete divertire qualche minuto fa. Sì, noi ci siamo divertiti abbastanza. Il sito è www.macchianera.net. Trovate la fotografia con una sagoma grigia in cui potete metterci quello che volete, e vi giuro che stanno nascendo delle cose meravigliose. Barney dei Simpson, personaggi di Star Wars, veramente chi più ne ha più ne metta, e i risultati sono esilaranti. Stessa cosa, come spesso poi succede, nascono dei blog appositi sulla scia dell'attualità, e in questo caso sempre riguardo alle fotografie, i fotomontaggi su questa storia di Noemi Letizia e Silvio Berlusconi, del famoso Brindisi, è nato il blog brindaconpapi.blogspot.com. Quindi questa è la cosa, questa situazione veramente simpatica. Anche qui voi potete mandare i vostri contributi, li potete spedire, li pubblicano, e anche in questo caso insomma ci sono cose veramente spassosissime. Ti fanno potete brindare o far brindare qualcuno con papi. potere in mano alle persone, ed è una cosa molto simpatica. Tra l'altro questa storia di brindaconpapi.blog, appunto, in molti blog nascono spesso sulla scia dell'attualità. Ad esempio la questione, ve ne avevo già parlato qualche tempo fa, sempre con i fotomontaggi simpatici di bamboccionelariscossa.org. ne avevo parlato qualche puntata, anche lì era nato sulla scia della famosa polemica degli italiani su tutti i bamboccioni, anche lì. Oppure nacque nel giro di un'ora il sito www.sonuncoglione.it, così si chiamava, voi non è colpa mia, perché insomma ve lo ricordate, il premier disse chi voleva a sinistra. Ricordo quella battuta adesso che resti fra noi, virgolettato, espressa con il linguaggio dei segni nel telegiornale delle 7:30 della mattina. Questa battuta di Berlusconi sono un fatto con i segni, proprio con i segni per i non udenti, in modo che così tutti capissero bene con chi abbiamo a che fare. No, però allora c'è un'altra, un altro blog davvero spassosissimo, anche questo è molto famoso, si chiama Spinoza, www.spinoza.it, ed è un blog di satira. Qui voi potete inviare i vostri contributi, le vostre battute sugli argomenti che sono di maggiore attualità, e le vostre battute saranno pubblicate sul blog. Quindi ve ne cito alcune su questa storia, che sono ovviamente, l'ho dovuto anche un po' filtrare, se no qui a Idea Radio ci arriva la Digos con la CIA, già sento l'elicottero, perché non c'è più 911. Non c'è più. Allora, qualcuna, tanto per dirne qualcuna. Veronica Lario si separa da Berlusconi, beata lei che può. Poi, sempre Veronica Lario, voglio il divorzio, persino lei è più coraggiosa di Fini, tanto per dirne un'altra.
Berlusconi ha dichiarato di non aver mai sposato l'Alario. Il suo sì è stato frainteso. Ma allora, Noemi Letizia, la madre difende la figliuola. Mia figlia è cresciuta alla luce del Vangelo e del mito di Berlusconi. Però Gesù si fece processare. Ecco, questa è un'altra. E chiudiamo. La gaffe di Berlusconi continuano. Pare che si sia rivolta a un assessore trentino chiedendole: posso valparla? Ma sono convinto sia una montatura. Da quando in qua Berlusconi chiede il permesso per fare qualcosa? Ecco, quindi non sono le frasi di Damiano, è soltanto le battute di www.spinoza.it. Lo dico ai cari amici della CI e della Digos che stanno ascoltando. Non è farina del mio sacco. Non è farina del mio sacco, sono tanti. Però è farina di persone comuni, non di comici, persone comuni che possono rivolgersi a www.spinoza.it. Troppo forte, Damiano. Divertentissimo. irompiblog.blogspot.com finché non mi chiudono. Gli amici, sempre grandi amici della CIA. Grazie Damiano, grazie giovedì. A te. Ciao.